5 anni fa, quando come sistema delle imprese abbiamo pensato di investire su Ovidio, di individuarlo come ambasciatore delle tipicità, della tradizione, della storia di questa comunità, e abbiamo sposato il progetto messo in piedi insieme a Fabbrica Cultura, Terra d'Amore sul Mona, Ars, Eros Cibus sul Mona, Si veste d'amore, e quindi questo è la conclusione di questo progetto, che vede il sistema delle imprese con grande generosità restituire una parte dei propri guadagni a questo territorio. Ci siamo imposti di fare uno spazio dinamico, uno spazio che sia all'altezza dal punto di vista scientifico e di qualità di questo prestigioso personaggio per il quale siamo conosciuti nel mondo. E credo che in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro di accreditamento sul tema dell'amore, sul tema di Ovidio, e quindi questo è credo la giusta conclusione di un importante lavoro. C'è questa sinergia con il comune di Sumone, che mette a disposizione questi prestigiosi locali dell'ex convento di Santa Caterina, e quindi da questo momento in poi, con un gruppo di tecnici che ringraziamo per la loro grande generosità, siamo abbastanza aperti ad ascoltare proposte, qualità, ad avere un atteggiamento molto laico, per arrivare a fare un progetto di altissima qualità degno del nostro cittadino.